Partiamo e vediamo rapidamente. Ah, si sente benissimo. Perfetto, perfetto, meno male. Allora, vediamo quindi in questa chat come far innamorare un uomo che tende a ignorare, che tende a essere distaccato. È molto importante imparare queste strategie per sedurre, per conquistare e per far innamorare. Allora, una strategia che possiamo utilizzare, che vi suggerisco di utilizzare, è proprio quella del rinforzo intermittente. Il rinforzo intermittente è una strategia molto utile perché dà sicuramente dei messaggi, dà sicuramente delle situazioni importanti e noi possiamo, attraverso il rinforzo intermittente, condizionare la persona e coinvolgerla anche molto profondamente. Quindi invito tutti ad utilizzare, se volete coinvolgere, se volete sedurre un uomo che è distaccato, un uomo che tende a ignorarvi, vi consiglio di sedurre, di utilizzare proprio questa tecnica del rinforzo intermittente, che è una tecnica di condizionamento operante che utilizza l'alternanza, diciamo, di un rinforzo psichico positivo e un rinforzo negativo. Il rinforzo negativo potrebbe essere anche l'assenza di un rinforzo, fondamentalmente. Anche l'assenza di un rinforzo può dare i suoi risultati. Questo aumenta la probabilità che un comportamento si ripeta. Nel caso di un uomo che tende a ignorare, che tende a essere distaccato, il rinforzo intermittente può essere utilizzato per aumentare la sua attenzione e il suo interesse nei tuoi confronti. Quindi, per utilizzare questa tecnica, devi per prima cosa identificare il comportamento che vuoi rinforzare. In questo caso, diciamo che il comportamento desiderato è l'attenzione e l'interesse da parte dell'uomo, e una volta che hai identificato il comportamento, devi iniziare a rinforzarlo in modo intermittente, cioè in modo variabile. Questo rinforzo intermittente fondamentalmente si può manifestare in due tipologie diverse. Noi abbiamo il rinforzo intermittente fisso, a rapporto fisso, dove ogni tot di volte che una persona, diciamo, ti dà un comportamento che a te piace, gli dai un rinforzo, non tutte le volte, però, non so, ogni 2, ogni 3 volte, però, diciamo, ad esempio, potresti decidere di rispondere ogni 3 messaggi che ti manda. Questa è una tecnica, ad esempio, cioè i primi 2 messaggi non li rispondi, al terzo li rispondi, i primi 2 messaggi non li rispondi, al terzo li rispondi. Questa è una tecnica che può essere utilizzata, ma poi c'è una tecnica, una strategia ancora più potente che è il rinforzo intermittente a rapporto variabile. Salutiamo Betty Kotich, spero si veda bene, sto usando il cellulare, gradisco anche che Betty Kotich mi dica se vede bene. Gli altri mi hanno detto di sì, se si vede, se si sente bene, ma dovrebbe andare meglio. Quindi nel rinforzo intermittente, diciamo, a rapporto variabile, per così dire, salutiamo anche i Green Apple. Dimmi anche tu, Green, se vedi bene, se senti bene, sto usando il cellulare, quindi è gradito che le due Margascione, Betty Kotich e Green Apple, scrivano se vedono e sentono bene. Nel rinforzo intermittente, diciamo, a rapporto variabile, il rinforzo, diciamo, è generalmente più efficace del rinforzo intermittente a rapporto fisso. Questo accade, diciamo, perché è più difficile per l'uomo, per la persona, diciamo, prevedere quando verrà rinforzato. Quindi questo lo rende più motivato, da un certo punto di vista, a comportarsi nel modo desiderato. Quindi impara, Margasciona, carampana, che non sei altro. Quindi ci sono degli esempi, diciamo, voglio farti alcuni esempi di come
puoi utilizzare il rinforzo intermittente, diciamo, di come puoi utilizzare il rinforzo intermittente per far innamorare un uomo che tende a essere distaccato. Ad esempio, inviali dei messaggi gratificanti, diciamo, a sorpresa. E quando lui ti scrive, poi magari non gli rispondi. Non gli rispondi, e questo lo destabilizza, no? Perché tu gli scrivi: ah, ti amo, ti adoro, salsiccia e pomodoro, gli mandi un bel messaggio così, e poi dopo te ne fotti. Intanto ricordo a tutti di iscrivervi al canale, attivate la campanella così riceverete la notifica dei nuovi video. Fate una donazione se volete al canale, cliccando sul tastino col dollarino, non so se lo vedete, insomma, oppure abbonatevi al canale andando nella home page cliccando sul tastino abbonati. Quindi, poi fagli dei complimenti saltuari. Ogni tanto, diciamo, accetta ad esempio di vederlo, ogni tanto non accettare di vederlo. Quando l'uomo, la persona che ti interessa, inizia a prestarti più attenzione, continua a usare il rinforzo intermittente. Se intendi rinforzarlo in modo costante, diciamo, la sua attenzione diminuirà. Quindi i rinforzi vanno sempre casuali, intermittenti, o a rapporto fisso o a rapporto variabile. Ovviamente è importante ricordare che il rinforzo intermittente richiede tempo, richiede pazienza. Non puoi aspettarti di vedere dei risultati immediati, ma d'altra parte in amore, diciamo, è fondamentale avere fretta. E un messaggio che puoi mandargli è: ti amo, ti adoro, salsiccia e pomodoro. Questo è un bel messaggio. Ti amo, ti adoro, salsiccia e pomodoro. È anche, insomma, un messaggio che destabilizza da un certo punto di vista un pochettino, no? Perché non riesce a capire che vuol dire con ti amo, ti adoro, salsiccia e pomodoro. Quindi, comunque devi continuare a usare questa tecnica e nel tempo, diciamo che l'uomo che ti interessa inizierà a vederti in una luce diversa, inizierà a vederti, diciamo, nel modo migliore. Poi ci sono anche altre strategie che puoi utilizzare, che sono i bias cognitivi. I bias cognitivi anche qua possono essere molto utili per portare dei risultati, per portare dei risultati anche importanti, per portare dei risultati anche interessanti. Come possiamo utilizzare i bias cognitivi? Intanto, cosa sono i bias cognitivi? I bias cognitivi sono delle distorsioni della percezione che possono influenzare il nostro modo di pensare, che possono influenzare il nostro modo di agire. Possono essere utilizzati per manipolare le persone, ma possono anche essere utilizzati per creare, diciamo, come possiamo dire, un'attrazione romantica. Salutiamo anche Moni. Possono essere utilizzati ad esempio i bias cognitivi per creare un'attrazione romantica. Nel caso di un uomo che magari di sua iniziativa spontaneamente tende a ignorare, tende un po' a essere distaccato, i bias cognitivi possono essere utilizzati per attirare la sua attenzione, per suscitare fondamentalmente il suo interesse. E ci sono diverse modalità, diciamo, per utilizzare questi bias cognitivi che sono molto utili per far innamorare. Intanto abbiamo il bias di conferma. Il bias di conferma è la tendenza a cercare informazioni che confermano le nostre convinzioni esistenti. Quindi puoi sfruttare questo bias facendogli notare le cose che avete in comune. Ad esempio, potresti parlargli di interessi, diciamo, di interessi e potresti parlargli dei tuoi interessi e delle tue passioni e ad esempio però che siano prima avendo estrapolato quali sono le sue per trovare dei punti in comune con le sue passioni e i suoi interessi. Quindi il bias di conferma farà sì che questa persona tenderà, diciamo,
a essere sempre più collegata con te fondamentalmente. Quindi ti vedrà molto molto intrigante, molto interessante. Poi un altro bias che ti consiglio di utilizzare è il bias di reciprocità. Il bias di reciprocità è la tendenza, diciamo, che abbiamo noi a ricambiare, se vogliamo, i favori. Puoi sfruttare questo bias, ad esempio, nelle relazioni sentimentali affettive, facendogli dei piccoli favori. Quando lui si sentirà obbligato nei tuoi confronti, quindi andrai a creare una sorta di debito. Quindi questo è un altro punto molto importante, un'altra cosa molto importante che ti utilizzo di fare. Ma poi ci sono altri bias molto potenti, che sono ad esempio il bias di scarsità. Cioè, bias di scarsità che cos'è? È la tendenza a desiderare ciò che è scarso, cioè difficile da ottenere, ciò che è raro, ciò che è prezioso. È possibile sfruttare questo bias, diciamo, ad esempio, rendendoti meno disponibile. Ad esempio, potresti non rispondere sempre ai suoi messaggi, non rispondere sempre alle sue chiamate, e quando lui vedrà che non sei sempre disponibile, automaticamente, diciamo, si attiverà questo bias e si sentirà maggiormente attratto da te. E queste sono altre cose importanti. Poi abbiamo anche i bias di associazione, che è la tendenza ad associare cose positive a cose che ci piacciono già. Quindi anche qua potresti sfruttare questo bias associandoti a cose che lui trova positive. Ad esempio, non lo so, potresti, se sai che lui trova, ecco, ogni persona, ad esempio, è molto sensibile a dei colori, no? Quindi potresti indossare, diciamo, dei colori che a lui piacciono o dei colori con i quali si sente in armonia. Ci sono poi delle strategie per capire questo, oppure ad esempio parlare di cose che lui trova positive per creare, è il principio dell'ancoraggio emozionale positivo fondamentalmente. Abbiamo anche il bias di disponibilità, che è la tendenza a ricordare, diciamo, delle cose che sono facilmente disponibili alla mente. Quindi, ad esempio, potrai ripetere attraverso, ad esempio, dei messaggi, diciamo, che possono essere messaggi, come possiamo dire, subliminali, messaggi subliminali, ad esempio, o messaggi che si ripetono in qualche modo nel tempo, in questo modo lui li troverà più disponibili, insomma. Quindi queste ovviamente i bias devono essere messi in atto in modo naturale, non forzato, non cercando di, cioè, se tu parti con un intento manipolativo, spesso le persone se ne rendono conto, quindi è molto importante farli in modo naturale, bisogna allenarsi, farli in modo non forzato, ed è anche importante essere pazienti. Noi bias cognitivi anche qua hanno bisogno di tempo per fare effetto, ma soprattutto non farti vedere come disperata, non farti vedere come bisognosa, perché se stai cercando di conquistare un uomo e vuoi conquistarlo a tutti i costi, lui lo capirà e si allontanerà, ti manderà a fanculo in seduta stante. Non puoi cercare, diciamo, di conquistare, di voler conquistare un uomo a tutti i costi. Ti allontanerà brutalmente, si leverà, non ti considererà più. E questo devi prendere in considerazione. Un altro fenomeno, diciamo, psicologico che può essere utilizzato per sedurre, per conquistare, diciamo, e per far innamorare un uomo che magari di sua iniziativa è un po' distaccato, è proprio un altro fenomeno psicologico che si chiama effetto Zeigarnik. L'effetto Zeigarnik, scoperto da una psicologa, Blum Zeigarnik, è un fenomeno psicologico che ci porta a ricordare meglio le cose incomplete, cioè le gestalt aperte, che quelle da completare. Questo perché la nostra mente è programmata per cercare di completare quello che resta aperto. Quindi noi vogliamo accertare. E nel caso di una persona, ad esempio, che vuoi
creare un po' di dipendenza, puoi creare un senso di suspense, puoi creare un senso di curiosità che lo spinga, che lo invogli a continuare a interessarsi a te. Questo è un'altra cosa molto importante. Ci sono diverse cose che puoi fare per innescare questo effetto Zeigarnik, ad esempio lasciare delle cose in sospeso. Quando parli con lui, lascia delle domande senza risposte, lascia delle storie incomplete. Questo lo spingerà, diciamo, inconsciamente, lo spingerà inconsapevolmente a voler entrare ancora di più in contatto con te, no? Quindi resterà, ti penserà, perché i suoi pensieri sono, i nostri pensieri tendono ad essere proiettati sulle cose che non sono mai totalmente presenti, sulle cose che non sono mai totalmente disponibili. Questo è un punto molto importante, questo è un altro punto fondamentale, una cosa importante che tu puoi cercare di mettere in atto e di vedere. Ad esempio, essere misteriosi, non rivelare tutto subito di te, lascia che sia lui che scopra i tuoi lati nascosti, delle cose nascoste. Nel frattempo mettete un like, iscrivetevi al canale, mettete un like che non costa nulla, iscrivetevi al canale, attivate la campanella così riceverete la notifica dei miei video e mettete un like e questo è molto importante perché daranno, diciamo, darete delle risposte interessanti. E farete girare l'algoritmo di YouTube. Inoltre, oltre a mettere un like, dovete anche, se volete, potete anche, se volete, abbonarvi al canale o fare una piccola donazione al canale. Quindi essere misterioso è un punto fondamentale, ma è molto importante anche creare delle aspettative. Fargli capire che ci sono delle cose. Salutiamo la nostra. Ah, grazie Betty. Ci sono delle cose che tu vorresti fare con lui, ma non subito. Ad esempio, se riesci a stuzzicare le sue fantasie sessuali e gli puoi far intendere che magari potrai soddisfare, ecco, incarnare le fantasie sessuali è un qualcosa di molto importante. Ogni persona, ogni uomo in questo caso, ha delle fantasie sessuali. È importante scoprire quali sono. Se poi vi iscrivete, vi abbonate sul mio canale Massimo Taramasco con l'abbonamento base, potrete scoprire, diciamo, molte cose secondo me interessanti che vi aiuteranno a raggiungere degli obiettivi, e quindi vi aiuteranno a essere delle persone più efficaci, più efficienti, diciamo. E a utilizzare anche le fantasie sessuali, le fantasie erotiche e i feticismi, perché ogni personalità ha comunque dei feticismi che tu puoi utilizzare per coinvolgere. Quindi questo è molto importante, no? Creare delle aspettative. E quindi fargli capire che tu potresti soddisfare queste fantasie, ma non subito. Questo lo renderà impaziente, diciamo, e lo spingerà a investire su di te, che è un altro punto molto importante. Più investe su di te, più si coinvolge. L'effetto Zeigarnik funziona anche qua se viene fatto in modo naturale, non forzato, con pazienza e senza farti vedere disperata. Lasciare le cose in sospeso è, come dicevo, è veramente importante. Quando lasci delle cose in sospeso, crei comunque un senso di suspense, crei un senso di curiosità e questo lo incoraggerà a cercarti, lo incoraggerà a investire su di te. Ad esempio, se parli di un viaggio magari che hai fatto, potrei dirgli: ah, è stata un'esperienza incredibile, ho fatto delle cose fantastiche, poi ho conosciuto degli uomini stupendi, gli butti lì la frase, poi ti racconto tutto la prossima volta. E gli lasci una gestalt aperta. In questo modo vai anche a creare degli antagonisti, no? Perché gli dici: ho conosciuto degli uomini stupendi. Lui magari penserà che ne so chi sono questi, magari inizierà a vederci degli antagonisti, no? Quindi questo è un punto fondamentale. L'obiettivo
è quello di creare un senso di curiosità. Ma poi, come dicevo, anche essere misteriosi è fondamentale. Non rivelare tutto subito di te, non parlare sempre di te, fai parlare lui, fai cose che non si aspetta. Cerca, diciamo, di far intendere delle cose, salutiamo anche Manu, ma altre cose non farle intendere. Quindi tutto questo sono punti fondamentali, sono punti molto importanti che tu puoi utilizzare nella seduzione. Quando crei delle aspettative, crei un senso di eccitazione, crei un senso di anticipazione e questo incoraggerà le persone a fare molto di più fondamentalmente. Fagli delle allusioni, ma non dirgli tutto. Ad esempio, potresti dire: ma ho una sorpresa per te, poi te la farò in qualche momento. Inizia a creare delle cose. Ecco, queste sono tutte strategie che possono far innamorare, possono coinvolgere, possono creare anche dipendenza dalle persone. Ovviamente, se ti sei invaghita di una persona difficile, devi utilizzare necessariamente delle strategie, perché se non utilizzi delle strategie sarai panata, sarai per così dire vinculata. Quindi devi in qualche modo essere interessante, essere una buona ascoltatrice. Imparare, come dicevo, a creare un senso di mistero, non essere troppo disponibile, a essere paziente. La fretta, da questo punto di vista, è cattiva consigliera. Creare anche dei punti di contatto, fondamentalmente, creare degli ancoraggi emozionali positivi. Ad esempio, se la persona che ti piace è appassionata di musica, tu devi cercare di ricalcare in qualche modo questa passione per creare questo ancoraggio. Ecco, tutto questo diciamo, ovviamente deve essere anche abbinato proprio all'essere una persona in grado di ascoltare, perché se sei in grado di ascoltare, riesci rapidamente a stimolare, ad amplificare la distonia, ad esempio attraverso il contatto visivo, il eye contact, il busto rilassato, fare delle domande, cercare di amplificare. Ecco, sono tutte cose che possono portare grandi risultati e creare una sorta di dipendenza nella persona che ti piace. Bene! Metti un like, condividi il video con tutti i tuoi amici, iscriviti al canale e abbonati al canale. E ci vediamo al